Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Lunedì 8 marzo, 12 e 31 minuti in questo istante. Nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta dagli studi di Milano All News. Iniziamo, apriamo la nostra puntata con il livello atmosferico di inquinamento in questo momento su Milano. Lo sapete, grazie al vaso Ariane, il vaso costruito dai ragazzi di Wise Air, abbiamo un dato in tempo diretto che è di 24 microgrammi per metro cubo, il livello del PM2,5 medio sulla città di Milano. 100 sono le Arianne che sono installate sui balconi e sui terrazzi della nostra città e respirano l'aria, no? Il vaso che respira, il vaso costruito appunto da Wise Air con dentro questo sensore, per cui possiamo sapere in tempo reale, anche con lo smartphone volendo e collegarci alla nostra Arianna, sapere in tempo reale com'è il livello dell'aria proprio dove abitiamo noi. Poi grazie ragazzi di Wise Air noi facciamo una media e vi diamo questo livello atmosferico medio milanese, che appunto in questa mattinata è di 24 tendente al 25 microgrammi per metro cubo, il livello del PM2,5. Andiamo avanti, anzi apriamo la nostra puntata di oggi con l'ospite di giornata, perché stiamo parlando di un progetto che ha a che fare, volendo, anche con l'ambiente, ma non solo, perché parliamo di sostenibilità, ma a tutto tondo, ad ampio spettro, anzi, come mi ha detto poco fa l'ospite di oggi, che è la rettrice dell'Università Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, che vedo già collegato con noi. Buongiorno, buongiorno dottoressa, buongiorno. Eccomi. Eccoci, sì. Qua. Allora, dicevo appunto, un progetto che non ha a che fare solo con l'ambiente, perché il nome potrebbe sviare, ma ne parliamo oggi prima di tutto perché è un progetto tutto al femminile, tutto fatto da donne di grande portata e di grande sapienza, mi verrebbe da dire, anche parlando appunto di livelli accademici. Ma non è solo ambiente, nonostante appunto il nome WeTree potrebbe far pensare che parliamo solo di alberi, non è solo quello. Mi spieghi bene allora, sì, di cosa grazie. Stiamo parlando? Bene, grazie. Esatto, grazie di questa opportunità. Beh, io penso che diciamo abbiamo pensato in questo anno questo progetto. Per quanto riguarda Milano Bicocca, tutto è nato proprio un anno fa, e ricordo bene che era il giorno di San Valentino, il 14 febbraio del 2020, quindi immediatamente prima del grande scoppio della pandemia. Abbiamo appunto preso, ci siamo fatti carico di questa parte boschiva, era un vivaio in campus proprio, la cosa bella è che è in campus, quindi è in città, che è veramente un bosco urbano, e noi non lo vogliamo stravolgere, addirittura una parte è un querceto bellissimo, e vi invito veramente a venirlo a vedere, perché non si sentono rumori, si sentono gli uccellini, insomma è un posto meraviglioso. E la cosa che tengo a dire è che esattamente di fronte a questo vivaio noi come università stiamo investendo su una grande infrastruttura tecnologica, quindi di laboratori, nei quali studieremo due temi fondamentalmente, che sono il climate change, cioè i cambiamenti climatici, e le energie rinnovabili, quindi temi, come dire, il Next Generation Plan li definirebbe Green and Blue Deal. Mm-hmm. Quindi da un lato abbiamo dei laboratori di ricerca avanzata e dall'altra parte abbiamo gli alberi, e questo non è contraddittorio, ma è quello che deve essere il nostro mondo, o perlomeno quello che io auspico, e come dire, farò quello che posso per dare il mio contributo come rettrice, ma anche come donna, come persona, insomma. E cioè il futuro che aspetta deve essere un futuro in cui il rispetto dell'ambiente, della nostra terra, la conoscenza, il rispetto degli uni verso gli altri, ma anche della nostra terra. Quindi veramente dettare, delineare un futuro sostenibile da un punto di vista anzitutto sociale, umano, ma anche economico, ma anche appunto ovviamente ambientale, ma questo è, come diceva lei, è quello forse il termine si associa immediatamente, no, all'aspetto ambientale. Ma non è soltanto quello, è proprio una questione culturale. Ripensare ai modi in cui noi viviamo, porti dalla nostra vita quotidiana. Quindi io mi auguro che questo sia un seme che in questo anno così difficile abbiamo, come dire, coccolato e messo nella terra, e che da questo seme possa nascere qualcosa di veramente ambizioso e che ci ricade un futuro migliore. Ecco, che sia una buona pratica per tutti, lo è anche testimoniato dal fatto che è un progetto su scala nazionale, su quattro città che sono proprio un po' i quattro poli anche, no, del nostro stivale, perché si va appunto
da Torino a Milano, passando per Perugia fino a Palermo, quindi facendo in modo di far capire a tutti quanti che insomma si può fare e si può fare ad ogni latitudine, verrebbe da dire, no? Infatti questo è stato veramente una delle parti veramente bellissime di questo progetto, cioè avere connesso delle città, ma anche lavorare in rete, quindi nel mio caso il Bosco in una università, in altri casi no, ma insomma connettere e come dire, condividere l'approccio e anche il desiderio, no, ripeto ancora una volta, di cambiare le nostre vite quotidiane. In particolare il nostro, diciamo, vivaio Bicocca sarà aperto anche alle scuole, quindi per un'esperienza che deve iniziare quando i bambini sono molto piccoli, capire la biodiversità, capire l'orto, capire come nascono, no? I prodotti che si possono comprare al supermercato. Sembra una sciocchezza, ma per i bambini è importante capire anche il ruolo delle api, per cui faremo con il Parco Nord, che è vicino a Milano Bicocca, faremo proprio un corridoio per le api. Insomma, dobbiamo cercare di coniugare vivere in una metropoli come Milano a vivere bene in una metropoli come Milano. Mi viene da dire che è molto interessante capire appunto il ruolo dell'università in questo caso, perché è un'università che si apre realmente tanto alla cittadinanza, ma non lascia da parte la sua vocazione anche di divulgazione, anche diciamo accademica, mi sembra di capire. Questa è una delle cose, io sono rettrice da un anno, quindi mi verrebbe da dire rettrice pandemica, perché insomma ho iniziato e poi è arrivato il Covid, però questo è un po' quello che io, diciamo, volevo fare nel mio mandato, cioè aprire le cosiddette torri d'avorio e invece mettere a disposizione proprio del benessere e dello sviluppo economico, ma anche culturale e sociale appunto della nostra città, del nostro paese, i nostri saperi. E questo secondo me è una principale che l'università deve avere e deve farsi carico. È ovvio che la parte scientifica per noi rimane fondamentale, per cui i miei botanici ovviamente faranno delle sperimentazioni, studieranno, no? Le piante, ma adesso è molto interessante capire anche, non so, quali piante possono aiutare a combattere l'inquinamento, anche quali piante a chiuso, quindi negli uffici, possiamo mettere per appunto combattere l'inquinamento anche che derivano dai computer, insomma dai luoghi, no, che viviamo. Quindi migliorare il benessere di tutti è assolutamente una questione di scienza e da qui dobbiamo partire. Però è ovvio che una volta che noi abbiamo dei risultati scientifici dobbiamo avere proprio il desiderio, ma secondo me l'esigenza, la necessità di metterli a disposizione della cittadinanza. Questa è appunto una missione che un ateneo moderno come Milano Bicocca deve e vuole assolutamente fare. Un'altra cosa molto importante che voglio ricordare è come queste piante, no, iconiche un po' di cui noi stiamo parlando, siano legate alla scienza, ma anche un po' alla scienza al femminile, perché uno dei tempi ovviamente in cui il nostro paese è in grandissimo ritardo, e lo sappiamo tutti, ahimè, è la questione appunto del gender gap, soprattutto delle STEM e della scienza. Infatti noi abbiamo dei numeri. Oggi 8 marzo è la festa internazionale della donna e in quanto rettrice donna, quindi voglio ricordare giusto un paio di numeri. Noi siamo il fanalino di coda dei paesi OCSE per la forza lavoro attiva femminile. In Italia una donna su due lavora. Questo non vuol dire che le altre non lavorano, le altre lavorano, fanno le casalinghe o piuttosto che lavorano in nero, cioè non sono riconosciute nel lavoro che fanno, però ufficialmente soltanto una donna su due lavora. A questo dato, un altro dato veramente che oggi mi permetto di definire inquietante, con un aggettivo un po' eccessivo, è il fatto che le donne che hanno dei bambini in età prescolare, ricordiamo che solo una metà lavora, di queste un terzo o abbandona il proprio lavoro o passa ad un part-time. E ovviamente quando rientra il suo career path, cioè insomma la carriera che può fare, non è la stessa che se non l'avesse fatto. Ecco, non mettiamo le giovani donne in condizione di dover scegliere se avere una famiglia o avere un lavoro. Ecco, su questo sono molto contento, rettrice, che abbia tirato fuori questo discorso, perché noi in tempi non sospetti, grazie proprio a una vostra studentessa, Arianna Brescia, del Dipartimento di Fisica, abbiamo portato su Milano News la matematica e la fisica spiegata ai più, cercando di farla spiegare a questa bravissima studentessa che proprio da voi studia fisica. Però appunto anche lei mi diceva, il problema è che spesso mi sento sola, vorrei tante altre compagne. Come sta andando? Finalmente anche le giovani ragazze si stanno avvicinando a queste materie STEM, appunto, come stavo dicendo, e come possiamo fare per invogliare sempre di più queste ragazze a avvicinarsi alla scienza e alle materie STEM? I numeri appunto sono quelli che sono e soprattutto il numero che non mi piace è che negli ultimi 10 anni non abbiamo avuto
significativo aumento di presenza femminile nelle materie scientifiche, ma non soltanto anche economiche, ora anche e soprattutto una materia come finanza, ci sono soltanto il 25% di ragazze iscritte, il fanalino di coda tra tutte. Quindi dobbiamo capire come mai, no? Come mai le donne scelgono poco, le ragazze scelgono poco determinate materie, e qui iniziano le ragioni, un po' un motivo. Ma secondo me dobbiamo imparare. Io ho una bambina piccola, quindi sono molto attenta a questo. Dobbiamo educare le nostre bambine sin dalle materne, sin da quando sono molto piccoli, a presentare loro cos'è un progetto scientifico, cos'è un esperimento scientifico, come leggiamo loro una favola. Dobbiamo anche comunicare ai bambini e alle bambine, a tutti, cosa è un esperimento scientifico, cos'è scienza. E questo del bosco può essere un bel esempio, perché venire a vedere la biodiversità o capire come funziona la fotosintesi clorofilliana, che la studiano, no, in terza elementare, ma poi, come dire, vederla con mano, vedere le piante, è tutto diverso. Quindi dobbiamo capire che la parte della scienza che è veramente importante è la parte sperimentale, toccare con mano la terra, le piante, le foglie. Ecco, ovviamente spiegato in maniera coerente con l'età, ovviamente, dei bambini che ci troviamo di fronte, ma questa è veramente la differenza culturale di cui abbiamo bisogno. Quali saranno adesso quindi i prossimi passi del progetto WeTree? Come andrà avanti adesso? Come funzionerà? Ecco, il grande investimento è quello di anzitutto connettere il nostro paese con un investimento sul verde, che valorizzi l'approccio proprio scientifico di salute circolare e ovviamente il ruolo delle scienziate, come dire, al femminile. Questo è un po' il leitmotiv che vorremmo che fosse presente e si accendesse in tutte le città. Per quanto riguarda il progetto Bicocca, che appunto vede una parte del bosco dedicato a WeTree, ma in generale invece una rivoluzione green del campus, mi auguro di avere, diciamo, le forze, le energie, i finanziamenti per disegnare un campus nuovo, digitale, verde, in cui sia bello venire a lavorare, a studiare, anche se non Perfetto, allora io, rettrice, la ringrazio tantissimo, davvero, le faccio un in bocca al lupo per questo bellissimo progetto e perché appunto il prossimo anno magari sia un po' meglio di questo primo anno della sua reggenza, che insomma ha già fatto tanto, però immagino voglia poter fare di più e glielo auguriamo. voglio anche assembrarmi, ecco, voglio anche assembrarmi. Infatti, speriamo nel prossimo collegamento, magari fra un po' di tempo, di avere dei numeri anche diversi da quelli che ci ha raccontato, sapendo di sempre più ragazze all'interno delle facoltà, di sempre più persone che riescono, di ragazze che riescono ad accedere appunto a questi studi, che abbiano voglia di diventare le scienziate di domani. Quindi, insomma, io glielo auguro davvero. Grazie mille, davvero. A voi, buona giornata. A lei, grazie mille. E alla rettrice dell'Università Bicocca di Milano, andiamo avanti con la nostra trasmissione, sempre parlando al femminile. Per quest'oggi è il momento delle foche parlanti, del loro contributo, di incursione poetica di oggi. Stiamo parlando di Acelia Iolac, delle foche parlanti. Se io credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse, ma perciò che giammai di questo fondo non torno vivo alcun, se io odo il vero, senza tema d'infamia ti rispondo. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky. Like a patient etherized upon a No, it table, doesn't make a difference let to us go me. through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap I'm just hotels, gonna do and it sawdust to restaurants with prove I oyster can do it. shells, 'Cause I need to streets that know follow for like a tedious certain that argument I'm of wrong. insidious intent, And to even lead you to if an it's overwhelming seeming question. you're about to run away Oh, do not screaming ask, at the mere what is it? insinuation of the two Let of us us go getting along and make well. our visit. Doesn't make a difference to me, In the to room the women me. come and go, No, it talking doesn't make a of difference to Michelangelo. me. The yellow fog that rubs its back upon the window panes. The yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes. Licked its tongue into the corners of the evening.
lingered upon the pools that stand in drains. Let fall upon its back the soot that falls from chimneys. Slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was a soft October night, curled about the house and fell asleep. And indeed there will be time for the yellow smoke that slides along the street, rubbing its back upon the window panes. There will be time, there will be time, to prepare a face to meet the faces that you meet. There will be time to murder and create, and time for all the works and days of hands that lift and dropped a question on your plate. Time for you, and time for me, and time for hundreds of indecisions, and for 100 visions and revisions before taking a toast and a tea. Grazie mille ad Acelia Ionaca che ci ha portato anche in un bellissimo viaggio in giro per l'Italia. Avete riconosciuto anche le calle e i canali di Venezia. Grazie mille Acelia, grazie mille alle Foche Parlanti per le proprie incursioni poetiche. Poesia, arte, cultura, teatro sono sempre temi che spesso e volentieri affrontiamo qui a Good Morning Milano. Lo facciamo anche quest'oggi velocemente perché al telefono abbiamo Luca Cecchelli del Teatro 2.0. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi, grazie per l'invito a Milano News. Ma grazie a te Luca, perché questa sera, grazie a una tua iniziativa, diciamo che si stanno finalmente riaprendo in un certo senso i teatri. Ovviamente non possiamo riaprirli fisicamente, ma potremo vedere uno spettacolo teatrale. Di cosa stiamo parlando? Sì, lo spettacolo sarà domani sera ed è lo spettacolo di Alessandra Fagliella, Smart Work, la vita ai tempi del pane fatto in casa. È uno spettacolo, insomma, come dice il titolo, dedicato ai tempi della pandemia. Chiaramente, insomma, si ironizza sempre con un certo tatto perché stiamo vivendo chiaramente un momento drammatico, ma Alessandra Fagliella pone, diciamo così, la luce su il cambio di vita che la pandemia ci ha costretto ad affrontare, appunto tra smart work, allattamenti se si tratta di donne, videoconferenze, Zoom e quant'altro. Si ironizza su questo e sul pane fatto in casa, naturalmente. Quindi domani sera si potrà assistere allo spettacolo. In che modalità? Come funziona? Spiegaci un po' anche che cos'è Teatro 2.0. Puntata solamente su BOM Channel, canale 68 del digitale terrestre, una produzione di Reclama TV. Luca, poi scusa, purtroppo è caduto un attimo, si è Luca, bloccato Luca, chiaramente a causa Luca, della scusami, pandemia, come ricordavi Luca, tu poco fa, tutto il mondo. Ragazzi, aprite però. Luca, scusami, è caduto un attimo la linea, se puoi ripetere, scusa, abbiamo sentito la prima parte della tua disquisizione, diciamo appunto dove possiamo vederlo, in che modalità e cos'è Teatro 2.0, scusami. Sì, allora dicevo, Teatro 2.0 è il format radiofonico e televisivo che abbiamo ideato io e Roberto Piano e che appunto ha avuto un primo lancio su BOM Channel, canale 68 digitale terrestre. Poi tutto il mondo dello spettacolo dal vivo, dicevo, si è bloccato, come sappiamo purtroppo, e noi di Teatro 2.0 come format di approfondimento abbiamo voluto dare il nostro contributo concreto per, insomma, dare visibilità e spazio agli operatori culturali, gli artisti, insomma tutti coloro che gravitano intorno al mondo dello spettacolo. Lo abbiamo fatto con questa rassegna in streaming, prodotta appunto da Reclama TV. Lo spettacolo di domani sera appunto sarà in streaming come tutte le altre date della rassegna e appunto per quanto riguarda la modalità, come dicevo, basta andare sul sito di Reclama TV che produce la rassegna, www.reclamatv.eu/live/, e a questo link potete trovare tutte le informazioni relative agli spettacoli rimanenti, perché chiaramente la rassegna terminerà il 21, e le modalità di acquisto. Il biglietto costa 10 euro e chiaramente dà la possibilità di vedere lo spettacolo, diciamo, singolarmente per ogni device, ecco, non è cedibile, c'è proprio questo rigore anche nella modalità di acquisto del biglietto. Giusto. Come un biglietto a teatro, non è che poi a metà spettacolo mi alzo
marzo e cedo il posto a qualcun altro, quindi giustamente anche così deve essere, per poter rivivere un po' la magia del teatro, ognuno a casa propria, finché appunto non si potrà tornare nei teatri. Ricordaci allora bene lo spettacolo di domani sera, e poi, lo dicevamo, è una rassegna che va avanti, ci sono anche altre due date, ora della fine di marzo, raccontaci un po'. Sì, allora lo spettacolo di domani sera, appunto ricordiamolo ancora, è Smart Work ed è un'anteprima nazionale, è il nuovo spettacolo di Alessandra Fagliele ed è ispirato ai tempi del Covid, della vita del pane fatto in casa ai tempi del Covid. Gli altri due appuntamenti che citavi anche tu sono saranno anzi il 16 di marzo, cioè martedì prossimo, con i tre giorni, ricordo, sono i vincitori di Italian's Got Talent, con uno spettacolo tutto particolare, insomma, fatto di un'ironia, di una comicità basata sulla situazionalità, sulla slapstick comedy, sullo humor inglese, insomma, molto interessante per chi ancora non li conosce. Mentre concludiamo in bellezza il 21 di marzo, che non solo è l'inizio della primavera, non solo è la giornata della poesia, ma è anche il compleanno di Alda Merini, o comunque si festeggia l'anniversario del 90° compleanno. Lo facciamo con uno spettacolo, diciamo così, ad hoc, perché si tratta di Senza Filtro, spettacolo degli Eccentrici da Darò, prodotto dagli Eccentrici da Darò, che vede in scena Rossella Rapisarda a rievocare quella che è l'ultima notte, diciamo così, in vita della poetessa. Non svelo altro, ma insomma, ci sarà sicuramente poi ci sarà questa celebrazione sicuramente. Ottimo. Il 21, a seguito poi un'intervista, come tipico del nostro format di Teatro 2.0, un'intervista di approfondimento al termine di ogni spettacolo. Perfetto, allora io davvero, Luca, ti ringrazio tantissimo, adesso ti saluto e vedremo subito dopo averti lasciato appunto l'appello anche di Alessandra Fagliella e dello spettacolo appunto di domani sera. Ti ringrazio tantissimo davvero, Luca, complimenti e grazie per portarci il teatro in casa. Grazie a voi, insomma, anche per lo spazio, per la divulgazione, insomma, di queste notizie. Teniamo duro, soprattutto di questi tempi, per il mondo dello spettacolo dal vivo. Grazie anche a Milano News. Grazie mille, Luca Ceccari, Teatro 2.0. Come diceva appunto, ascoltiamo però dalla via voce di Alessandra Fagliella perché dovremmo andare a teatro, o meglio, perché dovremmo aprire le porte di casa nostra domani sera al suo spettacolo. Questo è lo spettacolo, ma l'hai già preso il biglietto? Oh, guarda che ci sono soltanto 1000 posti disponibili, eh. Ah, vedi tu? No, vedi tu. Ed ecco quindi svelato appunto il motivo per cui domani sera, mi raccomando, tutti sul sito di Reclama TV per seguire lo spettacolo di Alessandra Fagliella, ma comunque avete visto, noi metteremo nei commenti anche tutto ciò che potete sapere per approfondire il discorso intorno a Teatro 2.0, così che possiate godere del teatro anche in questo periodo in cui non ci è permesso appunto andare a teatro. Continuiamo con i nostri ospiti, è lunedì si sa si parla di calcio, ma noi lo facciamo in una maniera tutta nostra, o meglio tutta loro perché sto parlando di Cartellino Rosa e di Mattia Del Giudice, che ci racconta come il calcio femminile ha passato questo weekend. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti e auguri a tutte le donne in particolare oggi. È vero, non c'è giornata migliore di oggi per parlare di calcio femminile, però appunto facciamo anche un po' quelli che se la tirano, noi ne parliamo da ormai mesi e tu Mattia, come sono anni che segui tutto questo. Allora, come è andata il weekend calcistico appena passato? Purtroppo per le milanesi non benissimo, meglio, sicuramente meglio all'Inter che al Milan, perché le rossonere nello scontro diretto per lo scudetto contro la Juventus perdono 4-0 addirittura. L'Inter invece ottiene un buon pareggio, 1-0 a reti bianche con il Napoli, e ottiene un bel punticino per restare comunque al centro classifica. Il Sassuolo batte la Fiorentina di misura 1-0, con lo stesso risultato la vittoria sorpresa del Verona sulla Roma, 0-0 anche tra Florenza San Gimignano e San Marino, ed infine la vittoria per 3-1 dell'Empoli sul Pink Bari. Come quindi va a finire la classifica? Il Milan... Purtroppo il Milan, dopo questa sconfitta, vede lo scudetto allontanarsi anche di molto, non solo per il risultato comunque roboante, perché un 4-0 netto senza storia,
anche perché la Juventus, sì, 6 punti di vantaggio, ma è come se fossero 7, visto appunto lo sconto diretto a favore, come se avesse un punticino extra in più. Una sconfitta meritata comunque da parte del Milan, che purtroppo per loro non sono scesi in campo nei migliori dei modi. Sono andate sotto di 2 gol nei primi 30 minuti di gioco, poi sono uscite un po' fuori e poi nei minuti finali hanno preso il poker da parte delle bianconere. Si poteva sicuramente fare di più, si poteva fare meglio, ma in questo momento la Juventus è la squadra più forte che c'è in Italia, c'è davvero ben poco da fare quando la si affronta. L'Inter invece, cosa ci vuoi dire dell'Inter? Ma l'Inter ormai il suo campionato credo lo può giocare in tutta tranquillità, perché la quota salvezza ormai è stata raggiunta e quindi può solo concentrarsi sulla crescita, sul miglioramento delle giovani soprattutto e delle proprie calciatrici, in vista magari della prossima stagione, dove magari si può puntare a fare uno step in più, fare quel salto di qualità magari anche con un calciomercato importante. In questo momento è arrivato un pareggio con il Napoli, poteva arrivare anche una vittoria viste comunque le tante occasioni create, però non si può assolutamente lamentare, se non appunto per un gioco che magari è ancora un po' troppo disunito. Quindi bisogna migliorare sicuramente da questo punto di vista nel corso delle ultime giornate di campionato. Anche perché adesso, prossimo weekend, non si gioca campionato, giusto, perché c'è la Coppa Italia, che vede però esatto. Una partita fondamentale per le milanesi. Esattamente, perché esattamente ci sono le semifinali, da una parte Juventus e Roma, ma dall'altra, quella che ci interessa un po' di più, c'è proprio il derby della Madonnina al femminile. Milan e Inter si affronteranno in queste semifinali andata e ritorno. E tra l'altro ogni anno Milan e Inter si affrontano in Coppa Italia, non è la prima volta, negli scorsi anni si affrontarono nei quarti di finale e Milan ebbe sempre la meglio. Vedremo se quest'anno appunto l'Inter non dovesse essere la grande sorpresa di questa competizione, dopo aver eliminato la Fiorentina, magari fare uno scherzetto anche alle cuginette. Vedremo, sicuramente il Milan in questo momento è più attrezzato delle nerazzurre, ha una rosa più forte, più esperta, però non si sa mai, soprattutto in queste sfide andate e ritorno, dove è un attimo magari perdere la concentrazione e fare un passo falso. Insomma, staremo a vedere quindi questo derby cosa succederà, però insomma è interessante sapere, appunto abbiamo la partita di Milano da vedere settimana prossima. Ricordiamo però, Mattia, dove possiamo trovare tutto quello che vogliamo sapere sul calcio femminile a ogni ora del giorno e della notte, giusto? Esattamente, su Cartellino Rosa ovunque, perché siamo su Facebook, Instagram, Telegram e Twitter, ci trovate davvero ovunque, anche su YouTube, basta digitare Cartellino Rosa e veniamo fuori noi. Perfetto, allora io, Mattia, ti ringrazio tantissimo, davvero come sempre complimenti per il lavoro che fate, puntuali, precisi e dove ci spiegate davvero e ci fate appassionare al calcio femminile come nessun altro. Grazie mille davvero, Mattia. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. Buona giornata Mattia del Giudice, grazie mille, buona giornata anche a voi, grazie mille a tutti di averci seguito, una puntata piena di ospiti quest'oggi, speriamo appunto di rivedervi però qui anche mercoledì, sempre in nostra compagnia, con tante notizie che arrivano dalla città, con i protagonisti che fanno grande la nostra Milano, sempre qua, tutto questo in diretta su Milano News, a Good Morning Milano. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguiti. Buona giornata, buona festa della donna, auguri a tutte le donne, grazie mille, arrivederci e a presto.